Che ore sono? Sono le 21:37, non diciamo quello che stava succedendo fino a pochi minuti fa. Siamo in diretta live da Long Live Tattooing di San Casciano. Benvenuti a tutti, questo è Long Live Tattooing, il podcast. Buonasera a tutti da Alberto, Denice e Nicolai. Possiamo dire che siamo tornati? Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta a tornare. Che i problemi tecnici finiscano qui. Siamo assolutamente tornati. Chiunque abbia avuto la possibilità di seguirci in passato sa di cosa stiamo parlando. Siamo una trasmissione che parla di cultura del tatuaggio. Abbiamo avuto la fortuna di portare avanti questo progetto per 3 anni all'interno di una web radio e alla fine per noi era importante ricominciare da capo e ripartire con un altro mezzo, in un'altra maniera, ma sempre con la stessa passione di sempre. Ci presentiamo, Alberto, Denice, Nicolai, l'ho già detto, Rino Valente alla mia sinistra, il dottor Rino Valente alla mia sinistra. Buonasera, insomma, come va? Tutto a posto? Bene, dai, l'ansia di ricominciare. Poi dobbiamo spiegare anche cosa è successo nel frattempo. Esatto, no? Esattamente, dobbiamo spiegare cosa è successo nel frattempo, ma prima di tutto abbiamo, insomma, un messaggio di, come dire, un avviso ai naviganti. Ci sono 3 modi in cui potete sostenerci con questo nuovo sistema che appunto va in onda su Twitch. Potete intanto mettere un bel mi piace al canale, che è longlivetattooing_podcast. Mettete un bel mi piace sul canale, in questa maniera potrete interagire direttamente con noi durante le live e potrete anche commentare la trasmissione in diretta. Il secondo modo che avete per sostenerci è utilizzare il vostro abbonamento Amazon Prime. Grazie ad Amazon Prime, se non l'avete fatto in precedenza, avete la possibilità di abbonarvi senza nessun costo aggiuntivo a 2 canali Twitch, quindi se non l'avete fatto voi potete abbonare assolutamente in maniera gratuita e quindi sostenere la trasmissione in questa maniera. Quindi potete farlo, ci fate un grandissimo favore, noi ne saremmo grati per sempre. Oppure il terzo modo è quello di fare le vostre donazioni al canale in maniera libera e indiscriminata, cioè come vi piace, quanto vi piace, e noi siamo qui e vi ringrazieremo anche in questo caso finché avremo modo di farlo. Siamo partiti con un leggerissimo ritardo, tra l'altro nella serata di Sanremo. L'abbiamo scelta proprio bene la prima serata per cominciare. Ma sì, che problema c'è? Infatti, tanto siamo senza rete, quindi tanto vale, no? Sì, sì, l'importante è buttarsi. Infatti. È buttarsi, assolutamente. Come abbiamo deciso di farlo noi, nel senso, mm-hmm, di essere totalmente autonomi, per quello volevo un po' spiegare che è successo, spiega, nel frattempo. Spiega cosa è successo nel frattempo, dai. Allora, noi fermi in realtà non siamo mai stati. No, no? No, abbiamo mai cercato di elevarsi in qualche modo. Sì. Sfiorando quella opportunità che non diciamo, che non vogliamo dire, abbiamo deciso invece di fare con i nostri mezzi, anche perché dovevamo poi per forza di cose sottostare anche un po' a delle regole, no? E a noi le regole non ci garbano, no, poco. Cerchiamo, diciamo, le regole, fare, le nostre regole, se infatti, vogliamo, cerchiamo di fare un po' come ci pare a noi, come è un po' nel mondo del tatuaggio, poi alla fin fine, no? In ogni studio cambia niente, si fanno le proprie regole o si facevano le proprie regole un tempo. E quindi abbiamo deciso di essere totalmente autonomi, liberi, e questo ci dà la possibilità anche di dire quello che ci pare, come ci pare, sempre nel rispetto del rispetto che ci mancherebbe, certo, altro, assolutamente. E noi stasera cominciamo con un amico, se tu permetti, no? Dovevamo andare sul sicuro intanto, mettiamola così, no? E abbiamo chiamato uno e sa parlare. Ciao Simone. Ragazzi, ciao. Ciao. Simone Capecchi, Capex, dal Get Silt Tattoo Lodge di Montecatini Terme, diciamole le cose come stanno. Come stai? Tutto bene? Bene, 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 grazie dell'invito.
Allora, ti sei preso la serata più fredda degli ultimi... Esatto. Anche perché... abbiamo detto dove siamo? Non l'abbiamo detto, ma lo dobbiamo dire, amici, perché vedete questo, questa bella location. Siamo 4 gradi in meno rispetto a Firenze, perché sì, noi qui si vede Firenze, però non siamo a freddo. Alla grande, devo dire. Ci troviamo al Long Live Tattooing di San Casciano, provincia di Firenze. San Casciano in Val di Pesa, quindi nel Chianti. A casa Valente. Quindi, tutto questo bello ambaradan. Siete ospiti a casa mia, quindi probabilmente è voluto anche questo, non per niente abbiamo un bel divano, perché almeno siamo veramente a casa, no? Voglio dire, parliamo delle cose che conosciamo meglio. Sì. Nella situazione più confortevole possibile, in uno studio di tatuaggi, quindi meglio di così. Assolutamente. Volevamo cominciare. Sapere nient'altro di meglio da fare. Vero. Va bene. Non siamo contenti di starci di giorno, ci si fa anche la sera. E ci facciamo le ore 23. Ecco, saremo insieme alle ore 23. E poi canzo, perché qui davanti, ora qui, ovviamente, a quest'ora qui sono tutti quanti a vedere Sanremo, quindi molto probabilmente c'è la morte, va bene. Però è ganzo, perché noi dalla parte di qua che voi non vedete abbiamo la vetrina che dà sulla strada principale di San Casciano. Quindi quando la gente passa ci guarda e ci dice: ma questi che fanno? Vabbè, certo, parliamo con Capecchi. Parliamo con Simone Capecchi, ben trovato, perché Simone, ecco, è stato uno dei nostri graditi ospiti nelle nostre precedenti vite, le nostre vite radiofoniche, quindi è stato un piacere comunque provare. Tra tutto grazie per aver accettato di venire qua appunto di martedì sera, eccetera, certo, eccetera. Come stai innanzitutto? Va tutto bene? Sto bene, sì, grazie, tutto regolare. Sto bene anche perché comunque sto con voi in un ambiente familiare, uno di Torino. Sì. E poi soprattutto, insomma, l'unica cosa è che volevo vedere Sanremo, ma levato dalla televisione di Torino, però vabbè, dai. Vabbè, si può sempre, non so, tenere un piccolo regolare. No? Come quando si ascoltava le partite. Sì. Vabbè, lasciamo qua del discorso partite, che qui entriamo in un discorso particolare. Allora, ok. Allora, cominciamo un po' a parlare con Simone, no? Certo, assolutamente. Cominciamo un po' a parlare con Simone. Poi magari ricorderemo anche il futuro, cosa sarà, perché dobbiamo spiegare anche come si muoverà la trasmissione, e magari lo diremo durante la trasmissione. Intanto vi dico che il primo messaggio ufficiale, attenzione, di... è tuo babbo. No, non è il mio babbo. No, non è incredibile, perché mio babbo ha il record di fare i messaggi, il primo a mandare i messaggi, ma è Guido Tomaselli. Grande. Belli e bravi che scrive. Allora, Guido, no, no, non è, Guido. Guidi. Tommaso Guidi, scusate. Tommaso. Anche perché Tomaselli sarebbe stato Giulio. Giulio, hai ragione. Sarebbe stato Giulio. Giulio, scusami. Ringraziamo il buon Guidi, perché... Scusami. E lo devi spiegare, poi giustamente, sennò si fa le figlie di merda. Esatto. Guido ha fatto, è l'autore della sigla. Della sigla, insieme alla Flavia. Quindi noi li ringraziamo, è la seconda sigla che ci fa. Esatto. Espressamente per noi, quindi meglio di così. Esattamente. Comunque, lo ringraziamo e lo salutiamo. Era giusto. Per la gaffa, scusami per la gaffa. Sono l'unico anziano qua dentro, come puoi vedere. Sono passati degli anni. Infatti. Allora, cominciamo a parlare con Simone. Io, preparando questa puntata, ho trovato due parole all'interno della tua storia, della tua esperienza, che secondo me sono un po' descrivono effettivamente il tuo lavoro, che è commitment and devotion, che è una cosa che è ripetuta molto spesso sulla tua pagina Facebook. Ci vuoi parlare un po'? Cioè, sono effettivamente due parole importanti per la professione che porti avanti, immagino. Sì, secondo me, diciamo che per fare bene quello che faccio, anche quello che Rino fa, la devozione, il continuo miglioramento, a cui secondo me che non finirà mai, ci deve essere sempre, perché comunque siamo mossi da una passione. Poi c'è sempre il discorso tecnico dietro, il miglioramento, il confrontarsi. Io sai che giro spesso anche all'estero, e non è solo per lavorare e guadagnare, ma soprattutto è un bagaglio culturale e di esperienza che è impagabile. E credo che purtroppo oggi magari
questa cosa viene un po' meno tante volte, non perché i ragazzi di oggi sono peggio di quelli che eravamo noi, ma perché i tempi sono cambiati, le società sono cambiate, tutto, diciamo, corre di più, tutto è, diciamo, secondo me è infulcrato sull'innovazione tecnologica e quindi al miglioramento, che va bene. Tutto questo ha reso sicuramente molto più facile di quando abbiamo iniziato noi la vita a tutti, ma soprattutto a tatuatori, perché insomma non scordiamoci che noi ci saldavamo gli aghi. E poi, insomma, vabbè, non voglio, ripeto, entrare in cose che poi magari trovo degli scogli, però sicuramente anche il discorso scuole, diplomi, ma questo ne abbiamo già parlato, sono una cosa che hanno tolto un po' quel fascino, quindi anche quella voglia di essere veramente artigiani e tirare su da ragazzo da bottega un mestiere che prima aveva sicuramente una magia e che oggi, ahimè, e purtroppo lo dico anche ai ragazzi che io ho in studio, si è persa. Tra l'altro che hai citato anche la pratica del saldare gli aghi, ho visto che anche recentemente tu hai avuto l'opportunità anche di insegnare a dei ragazzi giovani. Non ho avuto l'opportunità, ho avuto lo sbattimento perché mi sono dovuto, sono dovuto andare a ricercare l'acido e tutto. Allora, sì, i ragazzi ovviamente che sono con me, la più anziana è quasi 9 anni, quindi mi racconti che insomma... Ovviamente si è già trovato tutto il campo spianato, però sono stati molto entusiasti di fare questa esperienza perché hanno capito, o penso e spero che abbiano capito, la difficoltà che c'era non a fare un tatuaggio, ma a prepararlo. Perché comunque prima i tubi erano in acciaio, bisognava pulirli, sterilizzarli, imbustarli. È importante, scusami se ti interrompo, ma è importante anche il pensiero di conoscere i propri attrezzi, i propri, certo, strumenti, assolutamente, no? E quello l'ho sempre detto, al di là del fatto, non cominciamo già con la prima puntata a parlare di tattoo pen, certo, però quello ti ha tolto il fatto di conoscere i propri strumenti, che secondo, guarda, me fa parte della completezza di quello che oserei dire che è più un artigiano piuttosto che un artista. Assolutamente sì. Che c'ha tutto dentro, assolutamente, no? Cioè, il fatto, sì, della manualità e della conoscenza dei propri strumenti e dell'arte, che, sì, deve, sì, essere, sì, per, sì, forza, ci mancherebbe. E questo non vuol dire l'essere il classico vecchio brontolone burbero che dice: ah no, io ero più bravo di te, io uso sempre questi strumenti. No, il mondo va avanti e alla fine è giusto che nel migliore dei modi i ragazzi intraprendano questa strada con i mezzi di oggi. È normale, cioè, voglio dire, io mi ricordo, non farò nomi, però quelli di cui parlo sono molto famosi, una persona in studio aveva da ridire contro le rotative, le macchine rotative, le macchinette sono quelle, coil machine. E in quel giorno in studio c'era una persona, che ovviamente a questo non posso dire chi è perché non voglio, che abita lontano e che fa solo tatuaggi tradizionali a mano, e lo fermò e disse: no, guarda, sono io quello che fa tatuaggi come sono nati, te per me sei già evoluto, perché comunque la macchinetta è una scoperta di 100 anni fa. Per cui, ecco, non c'è mai chi ha scoperto e non c'è mai quello che è bravo perché usa. Se ci sono i mezzi di oggi, è ben usarli. Voi state usando un computer, state usando dei microfoni elettronici che non sono più quelli di una volta, è normale. Il fatto di sapere da dove veniamo e cosa usavamo è importante. Infatti, almeno per la mia esperienza, i ragazzi l'hanno apprezzato e veramente hanno capito, l'hanno fatti i loro aghi. Io mi sono tatuato il mio ago, ho invitato anche loro a farli, perché è giusto così. Poi potevano farlo, come non farlo, è stato un mio spronare i ragazzi giovani a capire, e secondo me sicuramente c'è quella magia, un minimo, no? Che appunto, penso anche te, Rino, sarà d'accordo, metterla come ti pare, non c'è più, cioè non c'è più la schicchera di farsi il tatuaggio. Prima eravamo, come si dice sempre noi, quelli che ci facevamo tatuaggi per allontanarsi la gente, avevamo il nostro mondo, cioè, borderline. Adesso è il contrario, gli influencer si fanno per avvicinarsi la gente. Certo. La cosa che mi dispiace di più probabilmente è della contemporaneità, è il fatto di andare diritti al risultato finale. Quindi io ti faccio vedere il risultato finale, in più lo altero perché ci uso filtri e tutto quanto. Non c'è l'interesse in quello che ti fa arrivare a quello prodotto finale. Allora Rino, purtroppo
io e te parliamo la stessa lingua. Infatti saremo a lamentarsi tutta no, la no, no, allora quello che non voglio diciamo fare qualcosa no, di diverso, no, no, non infatti, ci lamentiamo. Io ti stavo dicendo proprio che quello che dici te io l'ho capito ed è giusto. È normale purtroppo oggi che il tatuaggio, come altre cose, siano delle vetrine patinate in cui un lavoro fotografato, se ho ben capito era quello a cui ti riferivi, certo, e che porta il cliente ignaro o la persona che non sa tecnicamente quale è un bel tatuaggio o quale non lo è, a innamorarsi di quel lavoro che magari può essere un disegno a pastello e che, esperienza personale te lo posso assicurare, magari dopo 3 anni diventa una schifezza. Perché chiaramente il tatuaggio, come tutte le cose, ha delle regole tecniche e biologiche, perché è l'unica arte su un supporto vivente. Pensateci un po', è l'unica arte su un supporto vivente. Bellissima questa cosa. Noi cambiamo, noi ci diventano, presto ci verranno le rughe, se non ci sono già venute, figuriamoci se i nostri tatuaggi non cambiano, cioè, è normale. Un tuo collega, non ricordo chi, in una delle nostre stagioni precedenti, ha detto che il tatuaggio è fatto apposta per rovinarsi, perché la pelle si rovina, ecco, chiaramente. Io cambierei il termine rovinarsi in cambiare, perché, me lo insegni, i tatuaggi di 30 anni fa di Philip Liu restano bene, i miei tatuaggi di 30 anni fa fanno cacare, quindi comunque neanche me ne devo mese fa, dipende, dipende un po' dal parametro che si usa, però sì, fondamentalmente è vero, ed è anche il bello quando io vado a giro in certo, Olanda o a sì, Bristol e vedo i settantenni no? con i tatuaggi, certo. per me è romanticismo puro. Magari una persona dice no, ma guarda, si è rovinato, oppure ci sono solo 3 colori che sono rimasti. E meno male sono rimasti dopo 50 anni, quelle polveri di 50 anni fa, sì, voglio vedere con i colori d'oggi se fra 50 anni rimane un certo, giallo. E quello mi terrorizza un po' il pensiero di cosa sarà invece tutta questa generazione che si fa queste cose che sembrano perfette, ma che in realtà non lo sono, perché sono sicuro che viste di persona dal vero non hanno lo stesso risultato, ok? Ho paura che sarà il disastro ulteriore per i prossimi 30 anni. Allora, ti dico questo, che ci si può fare una risata sopra, ma secondo me nemmeno tanto. Voglio prevedere nei prossimi 15 anni, e lo dico a voi ragazzi, volete diventare imprenditori. Attenzione! Se volete fare soldi fra 15 anni, ahimè, mi dispiace dirlo, ma secondo me ci sarà un'implosione, sarà così. Secondo me si aprono dei centri laser per togliere i tatuaggi, sì, ma diventano miliardari. Perché? Pazienza, io l'ho sempre detto. Perché? Ma perché? I tatuaggi sono psicologi e laser. Assolutamente, assolutamente. Sì, psicologi sì, ho capito. Però ecco, ripeto, non voglio entrare in polemica, dico quello che veramente è per me. Perché? Perché le generazioni che ora hanno, che ne so, 10 anni, quindi fra 15 ne avranno 25, secondo me si tatueranno meno, e quelli che si stanno tatuando ora, da 10 anni a questa parte soprattutto, basta vedere i ragazzetti si tatuano in viso ovunque, certo, inevitabilmente o vanno allo psicologo, come ha detto lui, e ripeto, è brutto dirlo, ma secondo me sono previsioni vere, oppure si vanno a togliere i tatuaggi. Perché? Perché sì. Ma secondo me è proprio l'approccio. L'approccio è differente proprio perché spesso e volentieri viene pensata una cosa estrema, tanto poi me la levo col laser. Allora, io, come pensa anche te, ho clienti che vanno, sono andati negli tanti anni miei di carriera, dal galeotto che era uscito il giorno prima di carcere al banchiere, quindi direttore di banca. Bene, è normale che loro vivano il tatuaggio in una maniera totalmente differente. Bene, però è vero che oggi si tatuano tutti. Cosa vuol dire? Che da un certo punto di vista il profano mi dice bene per te, guadagni. No, io gli dico non è bene per me, era bene quando si tatuava meno gente, che implicava esserci meno tatuatori, e non è solo un discorso economico, è un discorso di nicchia, di vivere ricerca, il tatuaggio più dal punto di vista intimo, perché purtroppo io sto vedendo l'esplosione già da diversi anni, poi alcuni miei amici mi dicono ah, ma tanto noi rimarremo gli Highlander, chiuderanno anche, ma a me mi sembra ci siano gli stessi numeri delle estetiste. Quando ho iniziato io a Firenze c'era Fiorini,
Ma quanti ce ne ha? Due o tre in Toscana, va bene? Il primo nello studio ufficiale a Firenze 94, Giulio Tomaselli. Va bene, però io sto parlando dell'89-90, cioè ora stiamo parlando di due, tre studi tatuaggi in una strada, che è abbastanza impressionante come numero. C'era una statistica dell'anno scorso, comunque di un paio d'anni fa, sul numero degli studi a Firenze, per intenderci, perché è la città più vicina che abbiamo qui da noi. Mi pare che fosse intorno ai 115 studi, in una città che ha 500.000 abitanti più o meno, che prende anche un po' l'Interland, però comunque sono 115 studi a Firenze. È all'acqua di rose rispetto a Roma e Milano. Sì, vabbè, certo. Chiaro, ma comunque sia a livello, sì, certo, di differenza fra... o comunque di rapporto popolazione numero di tatuaggi, certo, non so, ecco, siamo certo a quei livelli lì. Comunque anche Firenze, che comunque rimane una città piccola, e è comunque una città grande espansione, no, da quel no, punto sì, di ma vista. Con questo discorso non voglio dire che dovevamo rimanere in pochi perché noi eravamo i migliori, ripeto, no, certo, la società è questa, i tempi sono andati così, il vento è andato così, va bene, sta a noi capire, infatti, cosa, certo, far rimanere radicato e cosa cambiare. Cambiare non vuol dire cambiare in peggio, cambiare vuol dire anche cambiare in meglio. Anche perché giustamente tu prima hai detto, le nuove generazioni devono fare con i nuovi stili, con le nuove tecniche e tecnologie di cui, certo, hanno a disposizione. Quindi, certo, chiaramente un'evoluzione sarà inevitabile da quel punto di vista. Quindi vabbè, si andrà verso qualcosa di diverso. Poi anche lo scopo di questa trasmissione di far conoscere anche, vabbè, a parte i personaggi, ovviamente, e quello che fanno, e soprattutto indirizzare anche meglio le persone per la scelta di un buon tatuaggio, quindi, certamente, magari uscirà fuori anche nel mezzo ai discorsi che faremo, anche appunto la professionalità stessa della persona, che consiglierà anche il modo migliore per approcciarsi o di non tatuarsi. Che tante volte, bello, tante volte, io mi ricordo qualche anno fa entrò un padre con un figlio 15enne e mi disse tranquillamente, lui si voleva fare un lupo sul collo come primo tatuaggio. E io la presi un po' larga, però gli feci capire che secondo me non era un buon inizio, e quindi magari di optare per altre cose in altre parti. Mi ringraziarono e andarono via. Non dubito che loro siano andati in uno studio vicino e se lo siano fatto. Quello io, però la mia mettere etica mi ha imposto di comportarmi così. Che comunque appunto ti scatta automaticamente. La prima cosa che ti viene da pensare è facciamogli fare un percorso a questo ragazzo, se lo capisce diventa mio, diventa quasi un appalto, diciamo, no? Perché si affida totalmente a te. Sì. Se non la capisce, io perlomeno dormo sonni tranquilli. Assolutamente. È sì, quello sì, che sì, penso sempre anch'io, e deve essere così. Nonostante devo constatare che l'età media si è molto abbassata, però questo non vuol dire che comunque... In Italia, perché in Inghilterra negli anni 60 tredicenni si tatuavano. Ok. Per noi, diciamo, per noi è assolutamente. Però quello che ha detto prima, secondo me, riprende anche il concetto con cui è iniziata questa domanda, cioè commitment and devotion. La devozione alla professione e al rispetto che ha nei confronti del tatuaggio implica anche al tatuatore che si vede arrivare un cliente e alla fine il tatuatore decide che per i suoi motivi e per vari motivi può anche decidere di non tatuarlo, perché è devozione effettivamente a quello che fa e quello che fa tutti i giorni. Questo è quello, insomma. Sì? Mi viene in mente una cosa che non c'entra nulla, però no, se no me ne scordo. Vorrei ricordare che le passate stagioni avevamo dei collaboratori che non sono stati, giusto, ancora nominati. Giusto, che salutiamoli assolutamente. Non sono stati messi nel dimenticatoio. Per il momento, mettiamola così, è un problema tecnico, sembra una scusa, però è così. C'è perché anche il Columpsi? Voglio dire... C'è anche il Columpsi, cioè, con Nico vedremo come poterlo inserire. È un amico no, giustamente, vabbè. Noi giustamente lo salutiamo, Nico Columpsi, no, psicoterapeuta, che è stata una delle colonne portanti delle ultime edizioni, certo, di Tatu Parlo, grande amico di Simone, e che verrà interpellato all'interno della trasmissione. Quando riusciamo a sopperire a questo problema tecnico, essendo per noi tutta una piattaforma nuova. Cioè, se dobbiamo spiegare quello che abbiamo combinato, no, magari avremo tempo durante le prossime puntate. Siamo ancora dei fischelli. Sì, 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 Twitch, quindi, esattamente. Quindi dobbiamo capire ancora come si fa a chiamare la gente da fuori. Dai, zitto, perché?
Non devi dire, devi dire che in questo momento ci stiamo lavorando delle Ok, novità in questo e ti momento ci devo stiamo insegnare tutto. lavorando. Comunque, citiamo gli altri Certo, collaboratori. anzitutto Gabriele Tonnini del Demon Tattoo, di Tattoo Demon Di di Roma. Roma, in Campo dei Fiori, che è la nostra luce, Sì, è il nostro, no? come Punto dire, di punto di riferimento riferimento. È il è il poeta, poeta, sì, mangia una gatta checca, Campo che dei appunto Fiori. faremo in modo di avere Anche fisicamente, se ce la anche facciamo. fisicamente quando succederà, e tutti gli altri collaboratori, ragazzi di Trattatù, per esempio, Gabriele che Lorenzo, stasera sono salutiamo. alla concorrenza, però va bene uguale. Non sapevo, dove sono Stasera stasera? sono in un altro canale su Twitch. Sono a Sanremo, sono a Sanremo. Sono a Esatto, Sanremo, allora va bene. Allora se sono a sono a Sanremo Sanremo. o dopo Sanremo, forse, dopo Sanremo. Non lo No, so, va sono bene, uguale. dopo Festival No, forse fanno probabilmente. Sanremo giovani loro. Loro sono più da Sanremo giovani, sì. Sono giovani. Sono giovani, Madonna, se sono giovani, lasciamo fare. Però comunque Nico, appassionatissimi, vabbè, Nico Nico. chiaramente, lo salutiamo. E poi magari vediamo in corso d'opera chi sarà, chi si unirà all'interno di questa squadra che vuole crescere, Sì, che diciamo. poi abbiate pazienza, però, la posizione della Camera ci garba tutti quanti, però magari un po' di lacune ci saranno e faremo qualche casino, perché purtroppo, o per fortuna, O per fortuna andando da soli per conto possiamo nostro, fare un po' quello come che ci cazzo ci pare, fondamentalmente, due Ale. figure di merda, mirà, non succede nulla, Vabbè, comunque, andiamo frattempo voglio avanti. salutare Guido Tatù. Attenzione, ha Ciao scritto Guido Guido, Tatù. grande Guido. E lo salutiamo. Grandi ragazzi, mi ci è voluto 2 ore per fare l'account. Ciao Simone, Ciao saluta. Guido. Perché Guido sei anziano e quindi era Poi scrive normale. Silvia Drive, che Ah, scrive Silvia Draghi, cos'è che ha scritto? Adesso che mi ha interessa. scritto un cuore, ho scritto mod, trafitto, Ah, forse è la più avanti di tutte perché è riuscita a mettere un'immaginina piccolina, un Diciamolo emoticon. chi è Silvia Drive. Dai, diciamolo, dai, È la mia diciamolo. È la moglie di Simone, moglie. chiaramente. Si fa tutto in casa, Cioè, Arno Tatuer, belle ragazze, ho fatto Twitch solo per voi. Ma che dire? No, Che vabbè, dire? no, gente Cioè, che meglio dire sì, ragazzi. Ci fate fare un inizio, un no? inizio alla grande, un Alla inizio alla grande e grande. soprattutto anche mio babbo che ovviamente ha scritto. Allora, Non posso far più così, però. non lo puoi fare, Non però c'è vabbè, più non la foto. c'è più la foto che fa in bocca al lupo, crepi, Grande. chiaramente. Io ne approfitterei per dare un'informazione. Questa trasmissione nelle prossime settimane la vedrete anche in diverse vesti, in Perché diverse. sembra che noi si fa solo così, capito? Invece ci No, abbiamo le idee, ci abbiamo delle idee, confuse, ma ce tante l'abbiamo. ma confuse, invece poche ma confuse. Long Live Tattooing, il podcast, non sarà in diretta soltanto dal Long Live Tattooing di San Casciano in Chianti. Bensì, abbiamo raggiunto un accordo con un locale storico di Firenze, che è il Volume in Piazza Santo Spirito, per cui per una volta al mese questa trasmissione andrà in live davanti a un pubblico vero, che è appunto il pubblico Quindi del potete Volume di Santo insultarci Spirito. direttamente di persona e tirarci la roba. Potete venire a insultarci di persona Dai. e il prossimo appuntamento al Volume è martedì prossimo. Già martedì prossimo si va in diretta, Anche se noi lo possiamo ammettere che abbiamo fatto una una prova prova zero, generale sì, al no. Volume Ed è andata molto bene. molto Ringa divertente. Vorrei ringraziare a tal proposito ufficialmente I Zuno, ragazzi certo, del Classic di il Viareggio. Classic di Viareggio, Zuno, Semboi e Brusco, che Brusco. sono stati con noi nella prova zero. Ringraziare Neri già da adesso del Volume che ci Che permetterà ci di andare, che ospita ci dal ospiterà vivo. dal vivo. Quindi, la serata di San Valentino, portate la vostra signora a vedere Long Live Tattooing dal O vivo. portateci No, Lascia stare, vabbè, lasciamo lasciamo. stare, lasciamo fare. Allora, torniamo a noi. Allora, una cosa che mi ha affascinato del tuo percorso, sinceramente, è stato questo viaggio che hai fatto in Borneo. Ed è un viaggio che in una delle terre del tatuaggio, ecco, quindi un viaggio altamente simbolico. Ecco, ce ne vuoi parlare un attimo di questo tuo viaggio, che è stato il 2017, se non vado errato? 2016 e 2017 ne ho fatti due. Ok. Erano tanti anni che volevo andare là, poi purtroppo la vita è una, ho fatto viaggi in altri posti perché mi piace girare il mondo e sono approdato in Borneo un po' tardi, però sono riuscito
un po' tramite, diciamo, la mia, come posso dire, testardaggine, un po' grazie a dei contatti che mi sono creato, sono arrivato a vivere una situazione abbastanza, anzi molto vera, dormendo in longhouse tradizionali. Allora, l'esperienza che ti dovete fare è stata... Tra l'altro fatta anche con un amico della trasmissione, se non vado errato, che è Angelone. Angelone, assolutamente. E anche la volta dopo l'ho ingaggiato, siamo andati lì, poi in Cambogia, in Thailandia. Allora, sì, il Borneo è una terra molto particolare, per lo più foresta pluviale, giungla, e anche se lì, ahimè, per tanti motivi anche lì sta cambiando, perché siamo nel 2023, non ce lo scordiamo, però sono riuscito a vivere una bella esperienza in una longhouse vera, in una delle pochissime che ancora esistano. E poi sono andato a visitare sia gli Iban, quindi l'etnia nel Sarawak, che le popolazioni Kayan, che sono più nell'interno, in un'altra regione, e in cui la tradizione vuole che solo le donne si tatuino. Quindi ho fatto anche le foto, ho conosciuto una donna che aveva 90 anni, ha fatto i tatuaggi per la prima volta a 9 anni, l'hanno fatto tatuare in famiglia, perché là praticamente era come una dote, no? Trovavi uomo se ti ornavi con gli orecchini, infatti lei aveva i lobi allungati di 10-15 centimetri, molto pesi, ed era tatuata per lo più sulle gambe, sugli avambracci, e ormai ovviamente erano macchie nere, con piccoli motivi loro, in una zona in cui è presente l'artigianato, in cui è presente comunque ancora le tradizioni, tramandate molto oralmente, loro non scrivevano, quindi comunque i tatuaggi simboleggiavano cose, soprattutto della natura. Le famose, quelle che chiamiamo rose del Borneo, che sono Bunga Terung, sarebbero la rappresentazione di un fiore in cui nel centro c'è l'anima. Si sa perché vengono fatte sulle spalle? No, onestamente si sa che venivano fatti in occasione dell'iniziazione di un uomo, quindi quando superava una prova, quindi cacciava, soprattutto mi hanno detto quando lui stava da solo una settimana, si procacciava da mangiare e tornava al villaggio, quindi diventava uomo. Ma come quello ci sono il tridente sulla gola, ci sono tanti tatuaggi, e soprattutto sulla schiena vengono fatti per protezione, perché appunto il Borneo è una delle terre in cui ancora il tatuaggio era vivo per un discorso di magia, di superstizione. Non ci scordiamo che il tatuaggio ha più valenze, dal magico al rituale, alla mummia che è stata trovata e che si presume che tutte le linee e i punti tatuati migliaia di anni fa siano stati a scopo terapeutico. Quindi ecco, ovviamente risale a notte dei tempi, nessuno può sapere, però in Borneo ho avuto la fortuna di conoscere queste persone che parlano ancora in termini di natura. Cioè, mi hanno detto che il dialetto Iban, per esempio, non è una lingua normale, ma è una lingua molto poetica, che richiama spesso gli elementi della natura, perché comunque loro sono a contatto tutti i giorni con la natura. E venendo alla mia esperienza, sì, sono andato lì e ho avuto la sorpresa che il capo villaggio, che aveva ricevuto l'ultimo tatuaggio nel 1982, mi ha chiesto di tatuarlo. Io avevo l'attrezzatura perché venivo da una convention, quindi con un generatore siamo attaccati, l'ho tatuato su una stuoia in terra con penso 90% umidità, sudavo come un porco, e l'ho tatuato un motivo tradizionale Iban, che sarebbe stato un naga, un serpente drago, che gli ho disegnato, gli è piaciuto, e insomma è stata un'esperienza unica, veramente veramente bella. Simone, ringraziato. Abbi pazienza, io, certo, ti interrompo sempre, però poi sono... No, assolutamente. Cerco di non accavallare, però mi vengono in mente. No, ma anch'io sono come te, se no me ne scordo. Quando tu parli del Borneo, sì, parliamo anche di quello, chi è che ha sdoganato il tribale del Borneo? Perché almeno capisce anche la gente che non... Allora, diciamo stile, che no? Pur... Perché voglio dire, ci sei mangiato tutti, sì, abbondantemente, sì, con questa persona qui. Rendendolo molto più moderno, è stato Leo Zulueta,
che i famosi sopraculi che andavano negli anni 90 tecnicamente, no, tecnicamente ci hanno fatto comprare i giubbotti jeans a tutti, cioè, no, assolutamente, assolutamente, sì, sì, assolutamente. Certo. Era tutti di stampo, sì, 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 sì. Di origine di il famoso Genoveta. Tribale che per noi aveva una valenza puramente ma estetica. Ora, se penso, ora, forse no, forse ora quando ti dicono voglio un tribale perché... Per ora c'è più la cultura etnica vera del polinesiano, no, del samoano. Non voglio un tribale, dicono vogliono un maori. Che poi anche lì... che vuol dire tutto. Anche lì non vuol dire niente. Cioè dire nel niente. Senso... Vuol tutto e niente. La cosa che io mi diverto, sempre con rispetto, quando uno mi dice un maori e poi mi fa vedere un polinesiano... E gli dico, no, guarda, questo è un polinesiano. Ah, sì, vabbè, ma una cosa del genere. E gli faccio vedere sulla cartina che la Polinesia e la Nuova Zelanda sono un po' sono migliaia di chilometri di distanza. Esatto. Magari giocano anche su effetti visivi differenti. No, ma vabbè, giustamente, cioè, sono profani perché ma l'ignoranza ben venga, un cliente... Assolutamente, ma infatti noi siamo qui proprio per... Per no? spiegare, per spiegare, esatto, esatto. A me dà fastidio, purtroppo anche quello è stato commercializzato, quando... diciamo un motivo etnico su cui tanti tatuatori anche italiani studiano e si dedicano tutti i giorni a rappresentare la veridicità del disegno, della linea, mi dicano guarda voglio questo lupo maori e io dico ma secondo te i maori avevano il lupo? Cioè è stata una rappresentazione moderna e vabbè quello lì sono quelli che noi chiamiamo i commerciali, no? Mm-hmm. In America dicono i money maker, no? Cioè sì. I tatuaggi che vabbè te lo faccio mezz'ora ti prendo un sacco di soldi. Che c'è che li chiamava Easy Money? Eh sì, alla fine è così. È come, Easy Money? È come in tempi odierni può essere la piuma o l'infinito. Io per esempio sono uno che, ora ho i ragazzi in studio e magari a meno che uno non venga da me perché dici mi sono tatuato da te 20 anni fa, voglio che mia figlia si tatui da te, ma li giro ai ragazzi. Non perché rifiuto di farli, ma perché è giusto girarli ai ragazzi che ho. Però credo che sia giusto fare con la giusta concentrazione, il giusto interesse, una stella piuttosto che una schiena. A me, tecnicamente, mi interessa più fare la schiena, però non ci scordiamo una cosa. Non ce la scordiamo questa perché è importantissima, che ho avuto esperienze vere. Sono persone che si sono tatuate una stella per un motivo molto più importante. Certo. E come dice il buon Marco Pisa, e non stiamo a dire chi è perché chi non lo sa è bene che spenga tutto. Subito. Il buon Marco Pisa mi ha sempre detto, meglio uno stupido tatuaggio per un importante motivo che un importante tatuaggio per uno stupido motivo. A prescindere che tutti abbiamo cazzate addosso a noi perché magari ci ricordano il momento, perché eravamo ubriachi, ci eravamo stonati, quello che vuoi. Ma avevano un perché. Avevano un perché, anche il più stupido tatuaggio può avere un perché. Quindi ecco, reputo che una stellina possa avere un'importanza anche quella e mi dispiace che tanti tatuatori, soprattutto giovani, dicano ah, no, io faccio solo questo, faccio solo quello perché secondo me non è giusto. Però questo sono io, sì, questo sì, è il mio parere. Ecco. No, sì, sì, diciamo, certo. Mettiamola così, il mio punto di vista tecnico direi. È ganzo fissarsi con uno stile, nel senso io voglio specializzarmi in quella cosa lì e faccio solo quella cosa lì. Diciamo che a mio avviso è un po' un suicidio commerciale, perché quando qualcosa che tu hai creato, cioè questa moda così frenetica nel cambiare soggetti, poi parlo anche, non lo so, la maglietta, però in questo caso il tatuaggio, comporta che tu hai creato qualcosa che è molto più veloce di te, quindi non hai neanche il tempo di cambiare te, adattarti a quello che poi è il cambiamento del mercato, che questa cosa è già successa. Certo. Quindi la mia paura è questa, proprio che non riuscirebbero, chi si ferma a uno stile soltanto poi non riuscirebbe altro, a spostarsi altrove. Io ho la fortuna, diciamo mi sono creato in tanti anni e la gente per il 90% diciamo, per cento, mi cerca per quello che generalmente faccio io. Però è stata una cosa naturale, non me lo sono creato. Oggi, proprio perché si tatuano, è virgolettato, cani e porci, è normale che uno può scegliere di fare quello piuttosto che un altro.
Ma negli anni 90, se io non facevo Sole e Luna e Delfini, non andavo avanti. Non andavo avanti, assolutamente. Simboli dell'infinito, farfalle. Ma l'infinito è già una cosa più moderna. Io sto parlando proprio del Delfino, il Sole e la Luna che si fece Jovanotti, il Tribalino, il Cecchino, esatto. Cioè, voglio dire. E i tribali sopra culo. Eh sì, si parla sopra culo, soprattutto alle donne. Convention di Monaco tutti gli anni erano quelli che ci facevano tornare con un po' di soldi in tasca. Sì, sì, assolutamente. Quindi, Francoforte. Tribalino sopra culo di Leo Zulueta, che era appunto, come si è detto, la versione moderna, più, diciamo, più gradevole, certo, della la rivisitazione del tribale classico del Borneo. Sì, assolutamente. Ecco. No, ma io vi ascoltavo con estremo interesse, come sempre, ecco, quindi queste storie che ovviamente avete avuto la fortuna di vivere, e quindi tutto questo anche a che vedere un po' con, come sempre, con il cambiamento del tempo, cambiamento dei tempi in realtà. Di cambiamento del tempo non è per l'ossa, perché ormai sta piegati, chiaramente, imbarcati, chiaramente, siamo tutti imbarcati, chiaramente. Vorrei dire una cosa per chiudere questa cosa qua. Velocemente, per legarmi a questa cosa qui. Noi siamo partiti in questa maniera qui, che siamo bene o male con la nostra esperienza, quindi parliamo dalla parte nostra. Ma questo non vuol dire, perché non si può fare errori, che le prossime puntate non saranno dedicate anche ai giovanissimi. Ma vorrei vedere, perché, voglio dire. Cioè, noi sui giovani d'oggi ci puntiamo? No, ci scaracchiamo su. Ah! Però la doveva dire, sì, la doveva dire, la doveva dire. La citazione di un pezzo. A parte è scatarro. Però comunque va bene. Comunque, al di là di questo, però li guardiamo, cioè da lontano li osserviamo, e per osservarli dobbiamo anche per forza tirarli dentro, no? E quindi certamente nelle prossime puntate, trasmissioni, ci saranno, diciamo, non vi preoccupate. No, ci saranno. Tempo al tempo, arrivano tutti. Comunque dovevamo cominciare. La cosa, scusa, anch'io chiudendo il cerchio, perché poi se non me ne scordo. No, la cosa importante è che spesso, cioè io, almeno i miei ragazzi, lo sanno cosa penso, gliel'ho sempre detto. A volte, molto spesso, vedo atteggiarsi i ragazzi giovani, ma ripeto, non giovani perché sono giovani, perché hanno meno esperienza e magari si sentano un pochino già esperti, no? Che parlano in un modo come se invece del tatuaggio facessero cose per cui salvano la vita alla gente. Non ci scordiamo, l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, veramente non facciamo dei disegni sulla pelle alla fine, importanti come vuoi, tanto importanti per me, però non facciamo operazione a cuore aperto, cioè non salviamo le vite. È una professione, perché ci sono persone che, da come parlano, sembra che, ecco, anche meno, nel senso, alla fine facciamo tatuaggi, punto, siamo artigiani, come artigiani è quello che fa le scarpe, quello che fa la pelle, poi il nostro è più bello, per me sì, ok, però rimane in questo contesto qui. Facciamo contenta la gente se gli facciamo un bel tatuaggio? Sì. Noi ci ricorderemo fra 30 anni di lui? No, a meno che non vedo il tatuaggio. Lui si ricorderà sempre di noi, perché ce l'ha addosso. Quindi è la cosa più bella del mondo, per me. Esattamente. Però non vado a dire, ah sì, io di qua, io di là. Basta. Ecco, vedo tanto questo atteggiarsi come superstar, è purtroppo portato avanti soprattutto per i social e per tutto quello che la gente gli fa credere, che glielo fa credere con i like ai post, ecco, fondamentalmente. Poi vabbè, il come dire, l'argomento Instagram, l'argomento social, poi abbiamo modo di parlarne, è un argomento scivoloso, ne abbiamo parlato per tanti, ne abbiamo sempre parlato tutte le volte, bisogna vedere anche come l'approcci. Chiaro, infatti, chiaramente. Quello che volevo dire io, nel senso, anche noi ci siamo su Instagram. Certo, assolutamente. Voglio dire, ci serve, è una vetrina. È un dato di fatto. Assolutamente sì. Però c'è modo e modo appunto di usarlo. E comunque io di Capex me lo ricorderò per sempre, perché ho avuto la fortuna e lo ringrazio ancora tuttora. Grazie, quindi, a te. Perché è stato veramente... Ecco, io quando parlo di tatuaggio parlo anche di esperienza da utente, ecco, sinceramente, quindi per me è importante l'esperienza che ho insieme alla persona che mi tatua in quel momento, perché quella è fondamentale, quasi quanto se non anche di più rispetto al disegno finale, quindi con Simone è stata un'esperienza sicuramente che mi ricorderò assolutamente. Vorrei raccontare anche la mia esperienza, perché Simone a me un po' mi ha tatuato. A me sì. Però...
Però devo dire, tanto stasera siamo a raccontare grazie nuove. Un saluto intanto a Chaos 22. No, ciao Chaos. Ciao Chaos. Ciao, è un piacere comunque. Io devo raccontare la mia esperienza invece nello studio di Simone, che è stata bellissima, una cosa che aveva dei presupposti orribili. Perché? Dovevo tatuarmi in un posto che sapevo che sarei morto dal dolore. Quando sono arrivato da te, siamo andati in una stanza che non era stata usata fino a quel momento lì, quindi era fredda, abbiamo acceso il riscaldamento ghiacciata. Dopo, è vero. Ma questo nel suo attuale studio a Monte Cassino? Sì. Aspetta che ci arrivo piano. Io mi devo tatuare da Dana Bronson, okay, che è un meraviglioso settantenne, cioè una settantina d'anni Dana, sì. No? Il mio pensiero costante è stato, poi soprattutto quando mi ha fatto vedere lo stencil, che era enorme, ok? Quindi ho pensato, io muoio di freddo, quindi, allora, consideriamo una cosa molto importante, due cose sono da curare durante una seduta di tatuaggio per il cliente, calore corporeo e la luce, quindi se tu riesci, non per niente quando si soffre si tende a chiudere gli occhi, se tu riesci a coprirti gli occhi in qualche modo dalla luce e essere ben caldo, sopporti anche meglio i tatuaggi. Quindi, e ripenso a lui che ha fatto un tatuaggio nel Borneo con il 90% di umidità sulla stuoia. Quindi i presupposti erano orribili. Fatto sta che già la situazione è migliorata perché Simone si è curato bene di accendermi il riscaldamento. Almeno quello. Grazie. Ha avuto la splendida idea di mettere il lettino davanti al termosifone, quindi stavo caldissimo. E vi giuro, cioè, mi sono tatuato qui, ok? Un posto che sapevo sarebbe stato dolorissimo. Mano molto delicata. È stato uno dei tatuaggi meno dolorosi che mi sono fatto. Vero. Esperienza bellissima con un uomo. Persona straordinaria. Spettacolare, ragazzi. Cioè, tornerà perché verrà in Italia a fine aprile e ha detto vorrebbe venire anche a Firenze, forse mi viene a trovare, quindi magari ci andiamo magari una sera a cena. Comunque sarebbe meraviglioso. Molto bene, comunque, onorato. Per chiudere il discorso, solo per trasmettere la passione che ha questa persona, sì. Una persona che mette davanti a tutto il tatuaggio, nel senso, per lui era più importante farsi la sua esperienza. Poi mi ricordo c'era anche Adriano dall'Appi che si doveva tatuare, quindi non ci scordiamo che non ha chiesto niente per i tatuaggi. E io volevo chiudere niente. Io sono andato da Dana e oltre il terrore che avevo, oltre di sentir freddo, sentir male, era che sto stencil era enorme. Ho detto, questo mi porterà via un migliaio di dollari, non lo so. Non ha voluto niente. Perché ti fa capire quanto una persona, chiaramente arrivata alla fine della carriera, avendo tre studi, però poteva tranquillamente portarsi via, quel tatuaggio ha fatto migliaia di euro. Non ha voluto niente. Secondo me la dice lunga sulla persona. Commitment and devotion anche qua. Vorrei dire che non è che noi si lavora per niente, eh? Metto le mani avanti perché poi non vorrei. Il casco di vino portatelo. Il baratto. Mamma, quanti ne ho fatti i tatuaggi a baratto. Ragazzi. Volevo parlare, c'è un aneddoto particolare sul tatuaggio, il baratto, tatuaggio barattato. Cioè, ti ricordi qualcosa? Uno dei miei clienti è in bianchino. Perfetto. Ah! No, sì. Quante volte era in bianca? Negli anni 90 l'ho fatto tante volte, me lo proponevano loro, ma ti va? Sì, certo, assolutamente. Ma non è meraviglioso anche questo? Ma bello, il fatto che cavolo. Noi ci possiamo permettere anche questo, nel senso, cioè, possiamo permettersi di dire, guarda, cosa c'è da darmi in cambio? Però non questa so. È una cosa che penso che poche professioni al mondo possono vantare, nel senso, io non mi viene in mente tipo un'altra categoria di un qualsiasi tipo di professione, qualsiasi altra professione che si può permettere di dire facciamo uno scambio del genere, io ti faccio un tatuaggio e te magari vieni a rimbiancare casa o fai qualsiasi Alberto, altra cosa. Io ti dico questo e non perché per perché è la natura, sì, è la natura proprio della professione che è bella in quel senso. Io non ti dico questo per vanto, ma ti dico questo perché è una cosa che credo. Noi, o quantomeno il tatuatore dovrebbe, almeno noi lo siamo, penso, no? Essere non solo artista graficamente, ma artista della vita. Noi siamo artisti della vita, noi ci siamo inventati un lavoro, soprattutto negli anni 90 ce lo siamo inventati, fidati di Simone. No, allora, in Italia ce lo siamo inventati, assolutamente. Okay? Quindi comunque sia, siamo artisti anche in questo senso qui,
Cioè, se vedo uno che mi dice: "Ah, io sono bravo a fare questo oggetto di legno e devo fargli un tatuaggio da 150 euro", io, me la fa una statuina di legno? Sì, a posto. Per dire, Sì, no? Poi è certo. chiaro che se vuoi pagare le tasse non li posso pagare con le statuine di legno, Chiarissimo. Però però magari in quel comunque c'è momento in stato. particolar Io modo te lo in potevi 31 permettere. anni ne ho avuti tanti di baratti, assolutamente, Sì. assolutamente. No, assolutamente, è Purtroppo non mi ha verissimo. tatuato il direttore di banca con cui ho il mutuo, se no magari potevo Davvero. scalare un po' di Un full rate. body. Bravo, Una magari. body suite. Esatto. Caos23 scrive: io posso dire la mia esperienza con Rino, che mi ha fatto ascoltare buona musica, ha insegnato diverse cose e fatto ridere. Grande. Però ricordami tu sei Caos, perché non è che sono anziano e ti chiami Caos 22, quindi. 22, 22, non 23, Perché tu 22. sei più avanti, Eh? sei già Siamo già avanti. nel 2023, quindi ho detto Caos 23, scusa, non ci vedo, oggi sono proprio, vabbè, Ah, sono un ricordami po' tu sei, l'emozione dai, della prima Caos. domanda, della prima Comunque grazie, puntata. anche perché per me allora, ritornando al discorso di che siamo Questo è artisti, importante, già ok? capito? Il collegamento è Attenzione, importante. No, per me è è importante. importante che tutte le esperienze che tu fai, no? Quindi, secondo me, anche quella musicale. Non per Ecco. niente, quando si parlava di te, l'altra volta ci parlaste anche del discorso delle sottoculture, se non sbaglio. Assolutamente. Ecco, quello è Anche perché importantissimo per noi. le Bravo. ho incluse nel sacro e profano. Perché questa cosa qua è sottintesa nel discorso che dicevo che si è un po' lambito prima, cioè che noi ci siamo inventati un mestiere venendo fuori gran parte, parlo della mia generazione e quelle prima di me, da sottoculture. Tutti noi eravamo dei debosciati e quindi giravamo in quegli ambienti lì, provenivamo tutti da quell'ambiente lì. Per quello dico io, ebbene ci sia anche la buona musica, Infatti, perché è Rino, un elemento importante. scusa, mi riallaccio al commento del ragazzo e questo discorso della musica. Questo è fondamentale, importante, penso tu la prenda subito questa cosa qui. Ecco la differenza tra tatuare prima e tatuare oggi. Oggi il tatuatore nasce come ragazzo che fa il corso, artista, so disegnare, tatu. Prima il tatuaggio era legato a tre cose: musica, sottocultura, stadio, almeno per quanto mi riguarda, e tutto quello che riguarda un borderline, motociclismo. Criminalità Ma o... sì, No, vabbè, non eravamo perché criminali. Io vengo no, ma no, da, ma no, esatto, ma non era sicuramente vengo riferito. un po' dalla strada, da un quartiere che non era Comunque, proprio situazioni popolare. difficili. Popolari. Popolari. Era impossibile che chi tatuasse non avesse la musica o lo stadio o la moto o le botte il sabato pomeriggio. Non le botte perché bisognava essere cattivi, ma perché entravi in dei giri giovanili in cui c'era la rissa e poi si andava magari a bere tutti insieme. Certo, Occhio, anche, questo è certamente. importante. Anche perché l'ambiente dove sono cresciuto io fin dall'inizio si parla. Allora, i primi gruppi, io sono nato, diciamo, con gli SDC, Bon Scott, braccia tatuate, Certo, australiano, capito? assolutamente. Braccia Come tatuate, rose no? Assolutamente. tradizionali, Ozzy. Ozzy. capito? Poi via via, e appena arrivare, non lo so, quello che mi ha dato la svolta, non lo so, la schiena di Harry Rollins, voglio dire, Parliamo della schiena di Harry niente di Rollins. più iconico, no? Voglio dire, quindi era ovvio, no? Assolutamente. Stavi in un ambiente, ascoltavi un determinato tipo di musica, Anche perché giravi. Non potevi non essere dentro anche il mondo del tatuaggio. L'ambiente da cui viene Harry Rollins stesso, indipendentemente dalla musica, è un ambiente estremamente borderline, al di fuori proprio dal Assolutamente. discorso musicale. Quindi ha riportato nella musica effettivamente quello che ha vissuto e che viveva normalmente tutti i Forse giorni. quei due persone non sanno chi è Harry Rollins è stato solamente il cantante Black Flag, Solamente, vabbè. nonché attore, standing Nonché stand-up comedian. comedian, sì, Scrive eccetera. libri, Fa, le, le fa, le fa, le fa fa tutto tutte, le lui. fa tutto lui. Grazie, bravo, solo te, No, immagino. infatti, ed è vivo, e questa è la cosa È importante, ed è venuto anche vivo, diverse volte in Italia ed ed è è l'artista che ho visto vivo. di più, no, ben 9 volte, tra cui 3 volte al Macchiarini a Pisa, 2 volte al Macchiarini a Pisa, scusate. Comunque, ecco, ha detto un discorso giustissimo, si parlava appunto del discorso delle sottoculture, che è un discorso che meriterebbe probabilmente un argomento, una trasmissione a Ma sai, parte, bene o male tutti fondamentalmente. gli ospiti, secondo me, Vengo da quelle... gran parte degli ospiti perlomeno verranno da quelle sottoculture. Non per niente voglio dire, facciamo un ricordo un po' delle stagioni passate. Secondo Eh me sì, quello mi insomma. ha colpito di più, divertito di più, sicuramente Tanelli,
Taneli, voglio dire, ex bassista dei Impaled Nazarene, Impaled Nazarene, nonché ideatore del logo degli Impaled Nazarene, quindi voglio dire, più sotto tutte le cose, non so che volete. Vabbè, comunque, un finlandese che aveva studiato a Roma. Cioè... Non conosce nessuno Impaled Nazarene. Noi buttiamo, noi gettiamo semi stasera. Ma come andate a cercare tutti? Qualche fiore crescerà probabilmente, infatti. Insomma, buttiamo qualche seme, insomma, eccetera, eccetera. Comunque sono già le 10:30. Neanche, no, ragazzi, vola. Il tempo l'è volato. Il tempo è volato. Più forse dell'altra volta alla radio, perché sì, io magari lo guardavo un po' di più. Quindi sì, poi sa, c'erano i stacchi mezzo musicali. Ora è tutto attento. Sì, 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 no? A quel punto di solito. Ma era, ormai dopo 2 anni di COVID che abbiamo fatto a casa, una cosa, era diventata una cosa consolidata. Sinceramente, sì, perché è vero anche comunque, perché con comunque questi tempi, andando così velocemente, essendo anche più rilassati noi, perché non ci sta tutto il peso anche il discorso della radio, della sua, no? Scrive... il discorso di mettere la musica, comunque ci siamo arrivati alle 10:30 e non si è sentito bisogno, no, vero, di mettere musica. Assolutamente. Anche perché sennò... no, ci chiudevano subito. Non ce l'avessero. Ti ho segati a metà. Intanto scrive Jacopo, che presumo sia lo Jacopo che conosciamo noi. Jacopo che scrive Taneli, sì, che scrive Taneli, ci si vede domani sera. Jacopo Mati, un personaggio anche lui, che insomma, che possiamo definire borderline anche lui a modo suo, però comunque borderline anche lui a modo suo. Parlando poi sempre anche delle sue esperienze in generale, ecco, io credo, e analizzando anche quello che hai fatto nel corso della tua carriera, che il tuo tatuaggio comunque tu sia molto attratto da un certo simbolismo all'interno del tatuaggio, no? A partire anche, per esempio, non solo dal simbolo che hai scelto per per il Getsi Tattoo Lodge, sì, del studio, che è il triangolo, però sì, è un grande, nel tuo lavoro, nel tuo modo di parlare, io sento una fortissima connotazione simbolica. Non so se per te è... Sai, pur non rendendocene conto, siamo intrisi tutti di simboli. Da partire dai simboli come la stretta di mano nostra quando ci salutiamo, o non credo sia il nostro, la cosa nostra, però voglio dire, tantissimi si alzano e fanno il segno della croce, e sono simboli, e uno li dà l'imprinting, diciamo, di una giornata piuttosto che di un insegnamento, di qualsiasi cosa, no? Allora, il simbolo che ho scelto io ha dei connotati, vabbè, non è che sta a me a dirle, è normale, esoterici, perché comunque il triangolo nell'occhio, no, l'occhio nel triangolo. Oppure in americano all seeing eye, cioè quindi l'occhio che tutto vede, che poi fra l'altro è anche sul bill, sul dollaro, sul bill del dollaro, che tutti ora si riempiono la bocca di sì, illuminare tutte queste minchiate qui, no, eccolo, abbiamo dollaro, anche la prova cartacea, esatto. A favore di telecamera, esatto, è il triangolo che si stacca dalla piramide. E praticamente all'interno di una mano, perché comunque ho voluto rappresentare, diciamo, con questo che noi tutto vediamo. Vedere ovviamente è una metafora, no? Il vedere. Quindi comunque poi su questo simbolo ci si può spendere 2 giornate, non si è ancora finito di spiegare. Sarebbe caso parlarne, anche perché se ti ricordi bene c'era un periodo che l'esplosione di tutte le robe, i simboli massonici, sì, tutti sì, si tatuavano, che i simboli poi massonici. Tanta gente, qui lo dico e qui si stoppa subito, non sa nemmeno cos'è la massoneria, almeno quella vera, per cui purtroppo in Italia soprattutto, diciamo, questo nome c'è stato, quindi c'è stato qualcosa che, esatto, però per quanto riguarda il simbolo, a parte deve essere esteticamente bello, a me piace, quindi ognuno c'ha il suo, e a me piace, diciamo che ha questi connotati qui di esoterismo, che mi piace la simbologia, e che secondo me la mano con l'occhio è stai attento perché ti vedo, se ti pigli uno schiaffo. Esatto. In generale, comunque, mi interessava appunto sapere in generale il tuo lavoro, il simbolismo all'interno del tuo lavoro, perché simbolo diventa tale quando viene caricato di un significato, allora, da parte da chi lo fa o da chi lo riceve. Guarda, io mi farò nemici tanti ora. L'unico simbolo che non ho mai voluto fare è quello della Juventus. Per il resto ho fatto tutto.
tutto, dal Duce a Che Guevara, ho fatto Ho Chi Minh, il ritratto, ho fatto Falce e il Martello, ho fatto Croci Celtiche, ho fatto, si può dire, Cazzi, ho fatto tutto. Sì, 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 sì. Tutto quello che si può dire in 31 anni. Però quello lì è un simbolo che non farò mai, quindi i juventini già mi banneranno, mi fanno l'unfollow da Instagram, tutto. Vabbè. Sì, io ho veramente attuato tante cose, perché reputo che ognuno, a meno che non sia un caprone, lo fa così per emulazione, però proprio per il fatto che abbiamo vissuto in certi ambienti, io per esempio quello di Curva, ho tatuato tantissimi simboli di gruppi ultras della mia sponda, e comunque legati quanti a questo, indiani hai fatto nella tua ma carriera? non solo indiani, gigli di Firenze, ma anche proprio simboli politici, comunque veramente tanti, e sì, lì c'ho tantissimi aneddoti, quindi comunque sia sì, il simbolismo sicuramente è una delle cose che pervade il tatuaggio, ecco. Posso raccontarmi un attacco velocemente? Allora, gruppi musicali, la SL Sepultura. Puoi dire. La SL Sepultura. A proposito della Fiorentine, quando io ho lavorato un anno. Sono di Firenze anch'io. Sono 30 anni. Sono 30 anni, sono di Fiorentine, chi l'ha visto? Per non Fiorentine, è un modo di raccontare un po' quelli che. Il calabrese emigrato. Il calabrese emigrato a Firenze. Con tutti i rispetti. Appunto, lavorando un anno nel secondo studio più antico di Firenze, cioè quello di Leo Giusti in via San Gallo, è capitato che si venne a tatuare Battistuta. E per spiegare per bene, magari andate a vedere su Google immagini per essere sicuri che io dico la verità. Allora, io non c'ero, me l'ha raccontato il Leo, probabilmente gli fece su una spalla, e poi l'ho ritrovato su Google immagini, un indiano che rigorosamente doveva assomigliare a lui, con un ciondolo con il logo della Fiorentina. Sì, sì, sì. È vero, è vero. Che gli vuoi dire a quell'uomo lì? Per dire, insomma, l'unico aneddoto che posso dire sui calci, perché io sono proprio fuori da tutte queste robe. Vabbè, quindi è l'unico uomo che io abbia mai amato in tutta la mia vita, proprio amato. Però vedi, ora, vedi, è proprio per farti capire che si può spaziare tantissimo, certo. Collegare. Te dici dei simboli. I simboli per me sono anche ritratti di calciatori e ritratti dei politici. C'è un ragazzo che è venuto da noi due settimane fa, il mio apprendista, Marco, che saluto, che fa realismo, e ti dico fa perché, pur essendo apprendista, a parte il fatto che c'ha un'etica molto giusta, e forse è l'unico in 30 anni che veramente è stato quello che sta seguendo bene il mio imprinting, ma anche quello del tatuaggio, è anche molto bravo a disegnare e sta facendo dei bei tatuaggi realistici. Ha fatto Messi bacia la Coppa del Mondo. Cioè, voglio dire, un ragazzo ha il primo tatuaggio che chiede Messi, va bene? Perché? Perché per lui è un simbolo, è una cosa che ha vissuto qualche mese fa con la Coppa del Mondo. Quindi per me anche quelli sono simboli. Sì, no, ma infatti uno si fa il ritratto di Ozzy Osbourne piuttosto che di qualsiasi altro personaggio, sono simboli, sono persone che hanno rappresentato qualcosa per lui. Come dicevo prima, si tratta di simbolo, si chiama simbolo se tu lo carichi di un significato, qualunque esso sia, quindi qualsiasi cosa teoricamente può diventare simbolo. Ma sai, in generale anche il serpente, Don't Trade on Me, è un simbolo. Cioè, voglio dire, tutti sono simboli, soprattutto il tatuaggio di una volta, che era quello che oggi uno potrebbe dire una figurina. La figurina, che poi il tatuaggio resta meglio di tutti nel tempo. Il teschio col serpente, piuttosto che il sole che ride. Sono simboli. Oggi c'è un tatuaggio più elaborato, più concettuale, se non addirittura avant-garde, su cui io potrei avere da ridire, ma esiste e gente ci ha fatto il suo mercato ed è giusto che ci sia. Ecco, però tutto forse si riduce al simbolismo, se proprio vogliamo andare fino in fondo. Ecco, secondo me Rino, i tatuaggi che ha, tantissimi sono simbologie. Io, idem, cioè. Io mi sono anche tatuato una frase dell'anarchia. Perché? Non perché sono scemo, perché credo in quella cosa lì che ho scritto, e perché mi rispecchia. Per me è un simbolo. Certo. Basta. Quindi ecco, il simbolo la gente pensa sia solo una croce, un marchettino, piuttosto una stella. Invece piuttosto. No.
simbolo è molto più ampio come significato. Certo, sono assolutamente d'accordo. Vuoi io stavo pensando che io ho il ritratto di King Diamond all'interno di una coscia, che vorrà dire quello lì? No, va bene, ma dimmelo te, visto che il simbolo lo carica di significato. Te volevo una cosa realistica, mi sono incuriosito anche in quello, perché dai vari passaggi avevo l'opportunità di farmi tatuare da uno bravo a fare realistico e volevo vedere da vicino, infatti c'avevo un punto che potevo vedere bene mentre lavorava, è stata tanto la curiosità. Non sapevo che tatuarmi. Eri lì ormai. King Diamond. Fra tutti quanti sei andato a prendere proprio sì, King Diamond. Sì, perché mi piace come... Vabbè, però vedi... Probabilmente era meglio se mi tatuavo Bon Scott, forse. O, beh, sì, sarebbe stato più legato a un certo filo conduttore, sì, anche con la tua personalità. O Gigi Allen. Gigi Allen, sì, sì. Sì. Perché, nell'atto di esibirsi. Nell'atto di esibirsi, se non conoscete nemmeno Gigi Allin, informatevi, ragazzi, mi si può ammirare tutti quanti non voi. Comunque siete tutti quanti musicisti, fra l'altro. Sì, tra l'altro. Vabbè, comunque. Innanzitutto, vabbè, qui vedo che c'è ancora gente, a parte Jacopo è stato l'ultimo a scrivere, quindi scrivete, comunicate con noi, vi ricordo. Volevo soltanto ricordare nuovamente che settimana prossima saremo, lo ripeto per l'altra volta, sì, volevo dire in chiusura proprio, vabbè, lasciare tutti quanti. Lo ripetiamo adesso, poi lo ripetiamo anche fra una quindicina di minuti. Settimana prossima Long Live Tattooing, il podcast, sarà dal vivo al Volume di Firenze. Ospite, lo possiamo già dire, penso. Sì, sì, possiamo già dire. Un altro amico ci torna a trovare, Bue, che sarà con noi. Ma lui si è fatto solo perché ci faceva comodo, era vicino, perché realmente non lo volevamo mica noi. No. C'era una lista lunga, abbiamo spuntato una decina prima di arrivare a lui, poi alla fine hanno detto tutti di no, era lì libero quella sera, lì non sapeva che fare martedì sera, ha detto va bene. E la cosa è cambiata proprio perché si dice che l'abbiamo già provata, no? Al di là di poi è stato buttato un po' in caciara, perché avendoci il pubblico è tutta un'altra cosa, no? Interagisci anche più con la gente, è stato figa come cosa, assolutamente. Quindi magari gli amici più vicini, se vogliamo venire a fare una bevuta lì al Volume, alle 21:30 martedì prossimo al Volume vi aspettiamo, bevute, ci divertiamo insieme, facciamo due chiacchiere insieme, magari, ecco, ci dite un po'. Però vorrei ricordare anche un'altra cosa, che nelle passate stagioni cercavo di ricordarla, però non è stata molto accolta. Qui si può fare informazione, spiegare a chi non conosce bene il tatuaggio come ci si approccia bene al mondo del tatuaggio, e chi invece lo conosce bene a far rivedere qualche amico e magari a dire, esatto, c'ha ragione quello che diceva lui, era guarda ragazzo, che coglione, che guarda cazzo dice, conferma il fatto che mi è sempre rimasto sul cazzo, esatto. Esattamente. Quindi se vogliamo fare informazione, anche in futuro succederà, perché avremo da richiamare anche amici che come nel frattempo hanno fatto anche il libro. Quindi magari capiterà anche di parlare appunto di appunto libri. Però la mia richiesta è, se avete da promuovere, più che promuovere, segnalare. Far conoscere le vostre attività, le vostre iniziative più che altro, no? Una mostra, l'uscita di un libro, non so, quello che vi pare. Cioè ditecelo, non vi fate problemi, noi siamo qui apposta per quello, cioè siamo qui a farci alzi nostri, a chiacchierare fra di noi e raccontarsi le cazzate. Però è vero anche, magari vorremmo utilizzare questo mezzo qui, visto che ora veramente abbiamo il controllo totale, perché totale, lo facciamo come ci pare a noi. L'idea, senza avere niente in cambio, è quello di, insomma, di usare questa trasmissione come ponte per far conoscere a più gente possibile quello che fate, nel senso, ci farebbe piacere, almeno vi fate vedere anche, insomma, partecipate alla nostra idea. Hai detto bene, hai detto una cosa giustissima, sì, anche perché vogliamo essere aperti a qualsiasi tipo di influenza, a qualsiasi tipo di idea anche nuova che possiamo inserire all'interno della trasmissione, quindi noi siamo assolutamente qua a vostra disposizione, siamo aperti a qualsiasi tipo di suggerimento. E anche perché noi sarà appena detto che si viene dal sottoculture e quindi dal do it yourself, cosa in cui crediamo fortemente, perché chi meglio di noi può fare qualcosa, no? Perlomeno come si pensa noi sia per la come sia la cosa giusta da fare, chiaramente.
Simone, che succede adesso al Great Sirtà Lodge? Cosa succede? Cosa c'è in ponte prossimamente? Allora, il Great Sirtà Lodge, intanto è giusto dire che non sono solo, ma ho Giusto. anche tre ragazzi, anzi due ragazze e un ragazzo. Ognuno fa il proprio stile perché, seppur con difficoltà all'inizio, si stanno facendo la loro clientela. Una ragazza prettamente fa ornamentale, mandala, dotwork, un'altra fa stile molto grafico, un blackwork un po', diciamo noir, e l'altro ragazzo, appunto, il mio apprendista Marco, intanto Jessica, Lisa e Marco che fa realismo. Io che prettamente faccio un tradizionale un po' mio, oltre a classico e giapponese, e diciamo che lo studio viaggia per questi tempi qui bene, siamo aperti dal martedì al sabato, e anche se è un impegno, abbiamo sempre avuto guest, è un impegno a seguire guest, è un impegno a cui io a 50 anni non ho molto più energia, però ho ancora diversi contatti. A marzo, per esempio, verrà il signor Lo Bernie vogliamo Luther. dire, lo vogliamo dire, Verrà il signor Bernie Luther, che è tato da 40 anni, dall'83, è di Vienna, è stato anche a Bali, a anche Giorgio sto caso Moro. qui, ragazzi, se conoscete bene Eh sì, non ve lo possiamo Luther. spiegare chi è. Comunque, diciamo che verrà solo 4 giorni, di cui 3 tatua, quindi se volete tatuarvi affrettatevi, perché prima di mettere il posto ha già 3 appuntamenti, e Alberto alza la mano. E comunque è una persona straordinaria, quindi insomma mi fa piacere che ritorni, più forse Dana Branson, che è un tatuatore Ne americano, parlavamo prima, che giustamente. praticamente ha iniziato a fare tatuaggi dopo il Vietnam nel 71, per cui ha fatto anche il Vietnam. E diciamo che poi io da solo e a volte con i ragazzi vado spesso a giro per il mondo, li lascio anche solo in studio perché mi fido ciecamente. Molto bella questa cosa. Per esempio, ora il 20 andrò via, sto via 16 giorni, poi torno 15 giorni, poi rivado via. Insomma, ho un po' di impegni in Europa e se le finanze lo permettono anche fuori Europa, vedremo a maggio, però ancora non ti dico niente, si guarderà. Comunque, diciamo che via, mi piace viaggiare a prescindere, l'ho sempre Beh, fatto. chiaro. Per tornare al Great Seal, sì, siamo uno studio che io cerco di improntarlo sulla, veramente, non voglio far filosofo, ma sull'etica. Sull'etica, perché secondo me se i ragazzi si comportano bene e se tutti fanno le cose come devono essere fatte, e la gente se ne rende conto, perché tante volte tornano da noi dicendo non solo che i tatuaggi sono fatti bene, ma che c'è una buona atmosfera, che è Assolutamente, importantissimo. posso E quindi confermare. cerco di mantenere questa linea in cui nessuno, me compreso, deve innalzarsi su avere l'ego per comandare. Tanto il fatto che lo gestisco e lo studio lo sanno, ma non me ne frega niente. Uno viene, si tatua e lì siamo tutti uguali. Se i ragazzi si comportano bene, io non ho mai avuto niente da ridire. Una volta al mese faccio riunione con loro, perché è giusto che io dica le cose e loro dicano le loro, che per me è fondamentale, perché è giusto che ci sia anche un, magari qualcuno può dire qualcosa, qualcuno può consigliare qualcosa. Io, per esempio, cerco di prendere di buono quello che viene anche dagli apprendisti. Io ho 50 anni, sono quasi 32 anni e tatuo, ma imparo sempre. Non siamo nati imparati, magari un ragazzo più giovane può avere un valore aggiunto che te non hai. Ed è bravo chi riesce a coglierlo. Per cui ecco, diciamo che impronto lo studio su questa cosa qui, oltre che ovviamente igiene, precisione e pulizia in primis e tecnicamente far uscire una persona un bel tatuaggio, quello è normale, Beh, insomma. chiaro, chiaramente, perché Sarebbe da comunque. dedicare una puntata intera al discorso di come affrontare meglio per avere una bella atmosfera in uno studio, perché è la problematica mi trovo a affrontare tutte le volte e tutti quanti noi, soprattutto chi fa guest, se ancora ce n'è abbastanza di guest in giro. E trovare
lavorare molto sull'atmosfera che si crea nello studio. Prima di tutto per l'artista che viene a lavorare, per chi ci sta fisso e per chi magari ci va una volta ogni tanto. Perché diventa più creativo, cioè come ambiente, un anche ambiente il solo, creativo. Ma anche il solo interagire con il cliente, il che non vuol dire chiacchierare tutto il tempo, perché io mi devo concentrare, e anzi, al contrario, se un cliente mi stesse nell'orecchio a ragionare, dopo 5 minuti io calma, perché ovviamente... Però l'interagire, quindi ogni tanto, iniziare a conoscersi, perché è inevitabile, almeno dal mio punto di vista, in America mi hanno insegnato a non diventare troppo amico del cliente, quello è vero, però inevitabilmente dopo tanta gente si è tatuata a me braccia, schiene, gambe, tu ci diventi amico per forza. Questo certo. Non vuol dire che il tuo rapporto professionale non resti tale, che lui non ti paghi, però il rapporto è diverso. E comunque io dico sempre, riallacciandomi a quello che ho detto a te, la prima cosa che dovrebbero imparare tanti, perché comunque secondo me un po' manca, è il sorriso. A volte in questi studi, ragazzi, questa seriosità, come si tornava al discorso di prima, c'è sempre tu debba salvare la vita a qualcuno. Esatto, ma non è, cioè, una persona magari prende ferie, è stressato, vuol venire a fare un tatuaggio, vuole stare tranquillo, vuole stare qualche ora a bere un caffè e a stare rilassato. Oh, bravo, rilassato. Secondo me poi deve essere, appunto, il tatuaggio deve essere un momento bello. Perché se no la vivi male e basta. Devi essere professionale, quindi devi dimostrare quella professionalità. Serietà, sai, vorrei confondere la serietà professionale con il distacco. Con la seriosità. Ma anche col distacco nei confronti del cliente. No, il problema è che... No, io vorrei dire oggi, ma in realtà lo era anche in passato, perché quanti nomi conosciamo di gente che non ti guardava nemmeno in faccia. È anche vero, capito? Rino, che prima entravi negli studi negli anni 90 e ti cagavi addosso, e avevi il terrore, che generalmente il tatuatore aveva gli stivali, era burbero, ma perché? Perché erano tempi, perché erano diversi, anche chi si andava a tatuare prima a volte non era proprio del tutto raccomandato. Eh no, certo, certo. Io la mamma approccio... me lo dice sempre, a volte mi entrava in casella dei soggetti, insomma, non è che fossero... Chiaramente si può le mani nei capelli e nascondere la roba di valore, probabilmente. Io ho vissuto anche un pochino, fra gli altri periodi, il periodo a cavallo tra il... eri uno e facevi forse qualcosa che non era un mestiere, alle rockstar, perché poi c'è stato non era metà anni 90, fine anni 90, a cavallo del 2000, tatuatore uguale, il tatuatore uguale rockstar, era diventato una rockstar. Io questa cosa l'ho sentita, perché ti faccio un esempio banale, no? Anche soltanto superare la coda davanti all'entrata della convention di Milano, entrare dentro col pass, ti sembravi già chissà chi eri, era un figlio della Madonna. Intervengo, entro un attimo a gamba tesa, innanzitutto perché Nieri 1988 chiede: mandaci un saluto Rino, l'atmosfera da Rino è pazzesca, Nieri e Giorgia. Ciao Neri. E vuole salutare. E a tal proposito, Chaos 22 scrive: il mio primo tatuaggio con Rino, volevo scappare e lo aspettavo nella sua stanza e lo sentivo vociare incazzato e mi doveva fare una copertura. Quando entro sbiancai. Ma giura, ho capito, ma ora non si lasci... è capito. Ti è un po', come ha dire, ha sentito vociare. Dove vociavi? Ti rendi conto? Pure si tornava adesso allora, discorso. Facciamo l'atmosfera. Chaos 22, è un appello quello che ti lancio. La prossima puntata, che non sarà quella della settimana prossima, ma fra quella ricordare che saremo al volume di Piazza Santo Spirito a Firenze, ore 21:30, ospite bue. Ti ripresenti e ci racconti altri pezzi senza dire chi tu sei, almeno piano. No, aspetta, meglio, presentati al volume e dillo in diretta davanti a tutti al volume, ancora meglio, ecco, quindi volevo dire questa cosa qui, comunque. Certo, devo capire perché stavo a vociare, vabbè, insomma. Basta vociare incazzato. Nova! Hai una grande storia da raccontare anche in tal senso, però lasciamo perdere. No, vabbè, comunque io... Il discorso dell'atmosfera, ve lo dico da utente, per me è sempre stato uno degli aspetti. Forse, allora, io per mia indole, per mio carattere, la prima volta che sono entrato in uno studio di tatuaggi, Picabuta tu parlo, da Pistoia, il timore era assolutamente presente, era assolutamente là, perché non sapevo cosa andavo a trovare di fronte, perché ancora chiaramente un po'... Bociavo?
No, Era di là che facevamo, ero di no? là, eri di là che non so cosa facevi, ma non ti vedevo. Ok. Chiaramente poi uno poi cresce, va avanti, comincia a frequentare i suoi tatuaggi e capisce cosa gli piace e cosa non gli piace l'atmosfera. Quindi creare l'atmosfera giusta credo Ma poi ti che viene voglia anche sia di tornarci, fondamentale. Per ragazzi. esempio, io Cioè, dopo la prima non volta solo voglio. i tatuatori, dico io, i clienti. Cioè, appunto, Chaos, che mi dice che gli ho fatto ascoltare la buona musica, per me mi rende il cuore. Magari ho fatto un tatuaggio di merda, ma la musica perlomeno era Certo. buona. Fatta Allora, la metà quello, no? no, però Chaos scrive ancora Chaos e dice: poi mi raccontò, quindi sei te, quando andò a comprare il vestito per un matrimonio e si rise un monte. Rido ancora oggi quando ci penso. Che Grande Rino. meraviglia, è ancora un miglior di tu sei, però Nome e cognome Chaos, dai. beh, magari non lo devi dire per Ah, forza. ok, Vabbè, no, niente. Ci ho comunque, ma provato. questa roba qui mi riempie il cuore, perché vedi, comunque, cioè, non solo gli ho rovinato la reputazione tatuandolo, però gli ho lasciato delle robe, e quello per me è fondamentale, capito? Assolutamente, Poi, come sta succedendo adesso, non mi ricordo assolutamente chi è lui, finché non mi dice il assolutamente. Però è un Se bellissimo, vedi, però c'è un però ricordo vedi, bellissimo. se vedi il tatuaggio te lo ricordi, Quello sono di sicuro, convinto. Perché proprio certo. il fatto del bene che vogliamo noi a questa cosa, tanti mi dicono: non ti ricordi me? No, però Però il buttati giù tatuaggio la sì. manica e io ti dico: perché è così? Perché io mi ricordo i tatuaggi. Bellissima questa cosa, mi No, piace ma da è morire. vero. No, ma è Come meraviglioso. io, tutto quello che ho addosso al Me lo corpo, ricordo. che tanti mi sono fatti anch'io per risparmiare, no scherzo. Comunque tanti mi sono fatti anch'io, ma tanti me l'hanno fatti o in Italia o a giro per il mondo. Io mi ricordo Tutti, dove esattamente sei, tutto, dove eri, chi è? l'atmosfera. Certo, Perché? certo, Perché voglio certo. bene a quello che ho addosso. Tanta gente ha tre tatuaggi, che solo l'ha fatto? Ma non mi ricordo come si chiamava, non mi ricordo dov'era. No, Quello vuol no, no. dire che non è una cosa tua. E cioè, Ecco, esattamente. fondamentalmente. Hai detto una sacrosanta verità, Come spesso e guarda, volentieri, ma io. quello sarebbe un argomento lungo che non possiamo affrontare perché stiamo quasi finendo. Il perché ti tatui e soprattutto perché ti fai una roba che te la praticamente propone il tatuatore, capito? Quel caso lì, cioè, io spiego sempre alla gente, io lavoro sulle idee, non lavoro sugli spiegando dire, ma te che stile tu fai? Io faccio ogni cosa, io Ma lavoro cosa sulle va di moda idee. Cosa va adesso? di moda? Quello vabbè, va, mi va Me mi hanno detto anche bene questo. anche, E ma beh, va bene certo. anche tu me lo dici quella cosa lì, perché Cosa mi va di fai moda? vedere che tu sei ignorante. Cosa No, va di moda adesso? Il tatuaggio benissimo. in faccia. Guarda, mi prese in contropiede anche a me. Non tanti anni fa uno mi disse: che colore ci posso mettere? Che colore va ora? Questa è stata Soprattutto incredibile. devo guardare e dici: guarda, tu c'hai un Incredibile. paio di Possiamo pantaloni azzurri, la camicia parlare. bianca, le Guarda che scarpe marroni, ma guarda che. tatuaggio verde. Guarda, questa è una cosa che l'abbiamo anche affrontata anche nelle passate edizioni, cioè ti rimane addosso per sempre, quella è la cosa che, che a Ah, volte la Dio gente meno non santi, capisce. quanti nomi fidanzate da spalla a spalla ho scritto. Vabbè, quello è un altro. Quello c'è un'altra Qui ci puntata. vuole veramente Un'altra ci vuole una, puntata. guarda, di 3 ore probabilmente, Un'altra facciamo una puntata. maratona Come dico chiaramente. sempre io, guarda che il tatuaggio ti dura molto più a lungo della tua fidanzata. Sì. Così, tanto Vero, vero, e vero. molto spesso se è fatto bene dura anche dopo di te, vedi Ozzy, vedi la Ha mummia e voglia. quindi vedi tutti Esatto. coloro sono Molto più a lungo molto di più a quello. lungo Ozzy di la te. mummia, non Osbourne. Vabbè, ha una mummia Ozzy, anche lui, insomma, più o Ozzy, meno. Che doveva andare a vedere a maggio, ma ovviamente dopo 3 anni di rinvio si è si è ritirato. ritirato. No, anche perché ha perso il momento era di 2 anni del Covid e Sì. alla Ha fine della cassato tutti i carriera. soldi e si è ritirato. Vabbè. Vabbè, ha fatto Ragazzi, bene, ha fatto si è bene. finito, eh. Sono le Sembra ore 11, meraviglioso. sembra ieri, Sembra ieri, sembra si è ieri. iniziato. Abbiamo cominciato dopo 2 anni, è andata via la prima puntata. Io spero, Simone, che tu sia stato bene, che tu Sono sia stato bene, stato. ovviamente. Cioè, si è Porca iniziato bene, si può dire che si è miseria, iniziato. Ci abbiamo possiamo iniziato bene mettere le dita nel nel panciotto, come panciotto, sempre. come sempre. E il motto è sempre quello: vendiamo cara la pelle. Vendiamo cara la Vendiamo pelle. cara la pelle. Quindi, prima di lasciarci definitivamente, vi ricordo che avete 3 modi per sostenere il canale. Quindi, mettendo un bel cuoricione sul canale Long Live Tattooing Underscore Podcast, in modo che potete interagire con noi direttamente durante le live e seguire quello che succede durante appunto la trasmissione. Se avete già l'abbonamento Amazon Prime e non l'avete sfruttato per 2 canali Twitch gratuiti, potete utilizzarlo assolutamente, compreso nell'abbonamento di Amazon Prime, e sostenere così appunto Long Live Tattooing. E oppure potete fare semplicemente una donazione al canale, ci sono diversi modi per farlo. Mi scrive ancora Chaos, dicevo, ma per la sottoscrizione non si sa perché non si può fare.
Ci informeremo. Siamo nuovi, è uno strumento qua, ancora abbastanza nuovo. Scrive Matte Mico: complimenti, bellissima serata, grazie mille ragazzi, grazie a te per essere stato con noi. Grazie a Simone Caprex Capecchi per essere stata la nostra compagnia, grazie, veramente come sempre un piacere. Ci ha smarrimesso. A Firenze si dice smarrimette quando si inizia una cosa, no? Esatto. Tipo la mortadella, quando la inizia a affettare, la smarrimette. Che la devo smarrimettere e la smarrimette. Grazie Rino. Bello, è stato bello. Grazie a tutti voi, è bello essere tornati. Fidatevi, è molto bello, sarà ancora più bello. Vi aspettiamo martedì prossimo al volume. Ciao a tutti, buona serata.